ci siete tutti, vi chiedo di prepararvi. Dovrete recitare a memoria in questo provino. Perciò assicuratevi di imparare le vostre battute prima che arrivi il produttore. Ha un carattere piuttosto volubile, perciò fate attenzione a ciò che dite e fate in sua presenza. Signor Redfield, è molto importante che impari le sue battute a memoria. Il copione è sulla sua sedia. Sarò da voi a breve. Meglio tenere un profilo basso. Lasciamo la recitazione agli attori. Non posso far saltare la copertura. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Graves, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Wolfenstein 2, The New Colossus. Il direttore casting mi ha visto in uno show e gli è piaciuta la mia faccia. È elettrizzante, amico. Venere e tutto il resto. Un po' strano però, no? Perché Venere? Cos'ha che non va a lei? Il produttore deve essere un pezzo grosso. Uno del tipo Maometto va alla montagna. Già. Hai esperienza di palcoscenico? Allora, diamo un'occhiata in giro, ragazzi, giusto per vedere un po' la situation. Fiacchi acquario, piccolo direi. Ho fatto qualche spettacolo quando ero bello. Giovane. Ma ora qua ci sono un bordello di cattivoni, qua esaminiamo il promemoria di Lady Hlum. Bene. Altro da raccattare, non vedo. Qua c'è sto mega robottone. Non mi sembra vera recitazione, sono di fronte un pubblico in carne e ossa. Sai cosa intendono? Bene, bene. Certo, ok, amico. Proseguiamo. Andiamo a settarci, ragazzi. Massacrerò anche come faccio a ricordarmi questa merda? Oh, forza, Johnny! Devo scrivermela. Puoi fare di meglio. Allora, annota, e tu sei una squallida nazista, nazista. Ti stupirò e ti ucciderò, massacrerò anche la tua sporca razza, ok. Ai posti, veloci! Hai Hitler! Hai Hitler! È lui ragazzi, lo zio Adolfo. Elena! Sì. Kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, das kriegen wir. Gott nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen? Oh sì, mein Führer. Anche i miei figli l'hanno letto. Mi è piaciuto un sacco, signor Hitler. Fantastico. Signor Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Mi dispiace, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, mein Führer. Vengo dall'Arizona. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Oh, Josef.
Platz, Kovic. Helen? Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit ihm. Un crudele terrorista. Ecco cosa sei. Cosa diamine ho scritto? Ok, e tu... Allora, e tu sei una squadra nazista, e tu sei una squadrina razzista, e tu sei una quartina jihadista, e tu sei una squisita, ok, suppongo che sia la prima. E tu sei una squadrina nazista. E tu sei una squadrina nazista. Mostro! Cosa hai intenzione di farmi? Allora, vediamo un po'. Ti imburrerò e ti cucinerò, ti strupperò e ti umilierò, ti stuprerò e ti ucciderò, umilierò e ucciderò, ti salverò, ti stuprerò e ti ucciderò, mi sembra. Ti stuprerò e ti ucciderò. Hai strappato così tante innocenti vite tedesche, ma la razza ariana risorgerà! Ah, merda. Massacrerò anche la tua sporca razza, massacrerò anche la tua storpia mazza, marinerò anche la tua orca pazza, salverò la tua onesta gente, massacrerò anche la tua sporca razza, ok. Massacrerò anche la tua sporca razza. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können sie sein, was sie nicht verstehen? Sie spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle. Un crudele terrorista. Ecco cosa sei. E tu sei una squadrina nazista. Mostro, cosa hai intenzione di farmi? Ti stuprerò e ti ucciderò. Hai strappato così tante innocenti vite tedesche, ma la razza ariana risorgerà. E massacrerò anche la tua sporca razza. Viel besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe ihnen, was sie brauchen. Um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist.
Helene. Machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspiranti, come sapete, questo è un ruolo molto fisico. William Joseph Blaskovich non aveva un gran cervello, era un uomo d'azione. Questa scena precede quella di prima. Blaskovich sta per piazzare la bomba che massacrerà i bambini tedeschi nell'orfanotrofio. Ma prima deve eliminare il coraggioso soldato a guardia della scuola, in una scena di lotta brutale. Signor Irving? Llewellyn Ewing. Yeah. Perché non cominci tu? Improvviserete un combattimento e, dopo aver eliminato la guardia, completerete la scena leggendo questa battuta esattamente come è scritta. Pronti? E... azione! Aia! Aia! Stop! Stop! Sanguino, merda! Mi serve una pausa. La battuta. Mi serve un dottore. Battuta. Il tuo coraggio non può niente contro uno scimmione come me. E poi so solo combattere scorrettamente. Ora è il momento di uccidere bambini innocenti. Il futuro della Germania. Perché? Signor Redfield, prego. Tocca a noi. Ok. Va bene. Signor Redfield. Sì, entri sì. Entri nella gara. Dentro, siamo dentro. Und azione. Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. Allora, und azione. Avevate questo? Avevate questo in mente? Schifosi nazisti, perché è ciò che avrete. Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Platz gewinnen! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Lasci che l'aiuti, signor Redfield. Che attore che siamo, forte, ragazzi. Adolf, me ne vado con i tuoi codici, Odin. Quindi ruberemo l'Ausmerzer, faremo fuori General Engel e mostreremo agli americani come si fa una rivoluzione. Ok, alla carta è tutto semplice. Un attimo, prima di uscire finiamo di controllare Todos. E c'è qualcosa da raccattare. Ok, qua niente, va bene. Allora, vediamo se riusciamo a stilteggiare. Armi abbiamo... ne abbiamo tutte, ok. Quindi vediamo un po' di utilizzare quella silenziata. La nostra pistolina. O questa. Vabbè. Ottimo. Dann A. Ich war auch mal in einem Feuergefecht. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln kamen.
war das denn? Vor meiner Stationierung hier habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet. Den verdammten Terror-Billy. Ist nicht wahr. Allora, sento parlare, quindi qua di sopra ci saranno di sicuro dei cattivoni che ci stanno aspettando. Qua ci sono altre stanze, vediamo un po'. Ottimo, abbiamo preso anche il codice Enigma. Perfetto, qua non c'è altro da raccattare. Bozzetto, ok. Di sicuro, ragazzi, non riusciremo a stealtheggiare, eh? Perché voi già lo sapete che io non sono troppo stealtheggioso. Cosa buona e giusta raccattare tutto quello che riusciamo a raccattare nelle varie dimore. Ok, bene. Ok, avanziamo. Quindi ci manca solo un codice Enigma da andare a raccattare, da quello che mi dice qua sulla mappa. Niente male. Ottimo. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Ottimo, ragazzi, abbiamo raccattato anche un kit di potenziamento. Minchia, ci sta. Grandi così. Uccisioni furtive, va bene. Avanziamo, raccattiamo tutta la energy che possiamo raccattare, anche se siamo un po' di oro, va bene, anche se siamo a manetta. Ok, perfetto, mi sembra che abbiamo raccattato tutto. Qua non c'è altro, va bene. Allora, comunque potremmo andare di lì, perché il resto abbiamo già perquisito tutto, ok. Ottimo, sento qualcuno di pesantuccio che sta passando. Questo come lo ammazziamo? Mi sa che la nostra stealthaggine è già finita, ragazzi. Possiamo andare di lì, là c'è un altro cattivone. Allora, sentiamo un attimo qua, facciamo ripassare il robottone e vediamo se riusciamo ad andare dritti di là, anche se ho i miei dubbi che riusciamo a stealtheggiare, perché di là non so cosa ci sia. Ok, ragazzi, avanziamo. Ok, grazie, ottimo così. Achtung, die Einrichtung wird angegriffen. Alphas
sofort sicher. Tanto lì, ragazzi, in qualsiasi caso. Oh, ottimo, munizione già esaurita, bene, perfetto. Allora, qua ce n'è dietro uno. Ok. Perfetto, ragazzi. Ok, vediamo se ci dà un altro bel fucilazzo carico magari. Ok, un po' di energy per il fucilazzo. Arrivano ragazzi. Che energia zero, è vero. Ok. Allora, cerchiamo un po' di energia in giro. Ottimo. Sperando che non ne arrivino più, sperando, anche se mi sembra un po' strana la cosa. Sento parlare. Energia zero. Ragazzi, che culo. Dammi il fucilazzo. Sento dei passi. Proprio te cercavo, proprio te. Ok. Energy. Ok.
Ottimo, il fucilazzo è carico. Bene. Codice Enigma. Raccattato. Ok, saremmo saliti di qua, ragazzi, eh? Se avremmo fatto l'altra stradina. Un po' di energy. Se fossimo saliti su di qua. Ok. Controlliamo tutto. Ok. Allora, lì c'è una parte che va di là. Oh, ok ragazzi, allora sono andato di lì ma non c'era nulla da raccattare, giusto giusto un corridoio. Ok, andiamo avanti. Noi, come visto prima, dobbiamo andare esattamente là. Adesso vediamo se è il caso di passare di qua e controllare dopo il pezzo di là. Ok, episodio speciale, va bene. Qua siamo al massimo. Bene. Ok, quindi le strade si congiungono. Ottimo così, ragazzi. Faccio un altro mega fucilazzo. Va bene. Di controllare di qua c'è tutto. Vediamo un attimino magari la mappa. Ok, noi siamo qui, dobbiamo arrivare di lì, dobbiamo entrare. Ok, di qua, va bene. Ok, allora, visto che la zona si sdoppia, ragazzi, direi di controllare prima di qua e poi ricontrollare di là, giusto giusto per vedere se c'è qualcosa da raccattare, ragazzi. Casomai ci do un'occhiata io. Ok ragazzi, allora, controllo tutte e due le parti, faccio vedere. Dalla parte di qui dove sono appena uscito c'era un bozzetto da andare a raccattare, no un bozzetto, una carta collezionabile da andare a raccattare. Ok. Sembra che non ci sia nessuno, ragazzi. Sembra che non ci sia nessuno. Va bene. Avanziamo. Ok.
Ottimo così. Qua nada, qua nada, qua. Eccolo, il mio biglietto per la superficie. Il tuo biglietto per la superficie, va bene. Bozzetto, ok. Proseguiamo, ragazzi. Proseguiamo. Entra nella capsula di trasporto per la superficie. Abbandona il livello. Sì, abbiamo raccattato tutto, quindi ho controllato tutto. Abbiamo raccattato anche i due codici Enigma e qualche bozzetto, come vi ho fatto vedere precedente, o carta collezionabile. Ok. Utilizzati, ok, qua c'è da rompere il vetro, presuppongo. Vai, sette, ok. Bene, tutta atmosferica, va bene. Allora, combattimento, vediamo un po' tutta l'atmosferica cosa dice. Per via delle alte temperature della superficie di Venere, devi indossare, ok. Permette di restare all'aperto fino all'esaurimento del refrigerante. Quando l'indicatore del refrigerante mostra un livello basso, raggiunge un luogo chiuso o una stazione di ricarica per rifornire la tua tuta. Ok, se la tuta ti esaurisce, brucerai vivo. Va bene, detto questo, è detto tutto. Amici, vi direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è filmato, lasciate un bel like. Grazie per avermi iscritto. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.